Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Allora ragazzi, facciamo un po' il punto della situazione. Questo è un video unboxing. Allora ragazzi, il 13 aprile è stato il mio compleanno. Grazie. Ho ricevuto da voi su Instagram molti auguri e vi ringrazio. Un bacione a tutti quelli che l'hanno fatto. Gli altri sono tutti figli di puttana. No, ovviamente non è vero, vi voglio bene a tutti. E diciamo che, da come potete vedere, tra regali, acquisti e autoregali, qua c'è un po' di roba da farvi vedere. Allora, partiamo da questa. È una scatola vuota di un action cam. Non l'avete ancora vista sul canale, perché st'estate potrebbero succedere cose. Ovviamente, insieme alla scatola, c'è questa scatola riciclata, dove c'è dentro di tutto. Da questo selfie stick, a cui manca il pezzetto finale, ma ci sarà l'attacco dell'action cam, a questo che può essere utilizzato mentre si va in bicicletta, ma capite a me. Potrebbe essere arrivato un pacco? È arrivato un pacco, ve lo faccio vedere subito. Ragazzi, eccolo. Magic Corner, codice sconto Cappello10 per avere carte singole e prodotti di Yugi. Trovate il link qua sotto in descrizione. Guardate cosa mi hanno mandato, ma un secondo, finiamo con l'action cam. Allora, dovremmo avere, vabbè, oltre a un sacco di roba, che è attrezzi vari che, eccola, che verranno utilizzati quest'estate per fare cose molto fighe, molto stupide. Abbiamo anche l'action cam, che volevo testarla quando ha nevicato, però la batteria era scarica. Ma dettagli. Andiamo avanti con il super pacco. Allora, sapevo che sarebbe arrivato, ma non a che ora. Ovviamente voi avrete già visto il video dell'unboxing, però l'unboxing l'unboxing del pacco no. Sì, quanto godo. Allora, se stavolta, che cazzo è un case intero, un box formato da 5 altre confezioni, non esce la Ghost, io giuro che mi incazzo come una bestia, che l'ultima volta non è andata. Sto traumatizzando il mio gatto, meglio di no. Altro regalo è stato l'album dell'Ultra Pro con le pagine. Le avete già visti, l'avevo già acquistati per la mia collezione, però io ho un sacco di carte, quindi la mia fidanzata è stata così gentile da regalarmene ancora. E io sono dell'idea che prima o poi finirò pure questo. Mi devono arrivare ancora le buste, ma credo che quelle le vedrete dopo, perché questo unboxing non finirà oggi. Allora, andiamo avanti con questo. Sì, è già aperto, volevo vedere cosa fosse. È un cavo per il microfono. Questo me l'ha inviato Magic Corner, perché vuole puntare su di me e mi ha fatto qualche regalo. Ovviamente non è solo questo, vedrete tutto nei prossimi giorni. Poi un autoregalino che mi sono fatto, questo viene dalla Germania. Ovviamente è stato già aperto perché dovevo controllare che la carta fosse in buone condizioni, perché mi è arrivata tipo 4 giorni fa. E raga, è bellissimo. Adesso l'idea mia è mettere a fuoco, guardate quanto è bella. Il back è quasi perfetto, c'ha 2 puntini bianchi, ma vi dico solo che su TGC Market meglio di così non si trova. Soprattutto perché l'ho pagata poco rispetto a quanto sta effettivamente. Quindi capite anche la mia gioia. Poi, allora, altro regalo che mi ha fatto la mia ragazza. Mi ha preso 3 pacchetti, diciamo, vintage di Yugi, che ha trovato in cartoleria. Abbiamo 3 pacchetti. Forza Estrema, sì, riesce a mettere a fuoco. Spettri dell'Ombra, sempre in prima edizione, quindi anche questo onesto, mi ricordo quando ne sbustavo tanti. E Arsenale Nascosto 6, che è la più vecchia, e anche se dentro non c'era effettivamente niente di interessante, da come ricordo, poi forse mi sbaglio, è tanta roba sta bustina. E in più ha trovato il tin del 2018, c'ha
un leggero taglietto qua sopra, però nel complesso è messa bene. Poi la spaccatura dietro è di una doppia, come si dice, incelofanatura. Però carino, questo andrà in collezione tra la roba vintage insieme ai pacchi. Poi me ne ero comprato anche qualcuno che avevo trovato in giro. Draghi della leggenda, che ovviamente non è a fuoco. Duea, che vabbè, no, vintage, stanno ancora a poco, però sono comunque bellissimi. Duea, best pacco di sempre, secondo me. E per errore ho comprato anche i piloti ad alta velocità, così per sbaglio, perché credevo fossero tre Duea, invece erano tre pacchi differenti. Dettagli. E poi, come ultimo regalo che mi ha fatto, è un album dell'Ultra Pro, che penso c'ha 10 anni, probabilmente, perché c'era figurato il polvere. E il perché l'abbiano fatto blu è ancora un mistero, però no, carino, è una di quelle robe che chi giocava a Yugi 10 anni fa si ricorda, il resto non sa neanche cosa siano queste cose. Altro pacchettino che non si apre, lo sventro io. Raga, con questa le live diventano un'altra cosa, fidatevi. E ovviamente avrete già visto che la qualità è cambiata. E per concludere, tre pezzi che diciamo sono insieme. Abbiamo questo. Diciamo che sto investendo sul canale, apprezzatelo, perché vi ho fatto vedere un sacco di spese. Fortuna qualcuno era un regalo. Però diciamo che questo Blue Yeti è a spese mie. Poi ovviamente col Blue Yeti non mi ci compro pure il pop per quelle cazzo di pin. E poi ovviamente per fare la persona professionale che sembra che fa lo streamer da una vita e invece c'ha 1300 iscritti, abbiamo anche, beh, prima che sfascio tutto, l'asta per tenerlo in piedi. Adesso l'idea sarebbe montarlo insieme, però sono un sacco i pezzi e non so se sarà fattibile. Ragazzi, ennesimo pacchettino, ecco qua. Stavo registrando il video di Ghost from the Past che voi avete visto e il corriere di Amazon è arrivato con un bel regalo, sempre gentilmente concesso da Magic Corner ovviamente. Codice sconto cappello 10 se volete acquistare carte singole o prodotti di Yugi. Allora, vediamo cosa c'è qua dentro. Microfonino della Rode, solamente manca l'adattatore che arriverà tra qualche giorno. Questa la vedrete prima invece. Oh mio Dio, la luce della Philips. Non vedevo l'ora arrivasse. Anche questo concesso da Magic Corner, ovviamente. Credono in me. E non ci credo neanche io in me. Ragazzi, ma avete detto il pacchettino? Allora, vediamo cosa mi è arrivato. Sempre col mio fedelissimo bisturi da finto medico. Sì, vengo. È proprio lei che sta dentro. Un'altra scatola. È fottutamente enorme. Qua si va sul professionale, raga. Pure la borsettina, cioè non volevo dire. Ringrazio Magic Corner per questo enorme regalo, come praticamente metà di questo unboxing è dedicato a loro, Un bacione, codice sconto, cappello 10. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Famo che quando è tutto pronto ve faccio vedere, Me sa che faccio meno danni. Ragazzi,
altri pacchettini. Allora, abbiamo due confezioni di scotch. La cosa che mi preoccupa è che la marca è nastro adesivo. Bene, se attaccano mi riterrò una persona soddisfatta. Poi vabbè, abbiamo due buste gialle per le spedizioni come la maglia, e che vabbè, queste servono sempre. Poi andiamo al pezzo forte, che ovviamente credo conoscerete tutti. Questo. Ebbene, non so neanche io cos'è. Me l'ha inviato lo sponsor, dice che... non lo sapeva bene neanche lui. Mi dovrebbe servire per migliorare l'audio. Staremo a vedere quando mi arriverà pure la slitta per attaccare il microfono. Vedremo se questa cosa è fattibile o sarà una cosa fallimentare. Vi terrò aggiornati. E per concludere, l'ultimo pacchetto che arriva dalla Germania. Anche questo. E raga, secondo voi cosa contiene? Vi dico solo che ho speso 80 euro. Quindi fatevi un po' due conti e immaginate che cosa posso aver acquistato. Ebbene, non credo voi ci siate arrivati, perché 80 euro per questa cosa qui non li vale, non lo so. Vabbè. Ebbene, sì, ho comprato qualche pacco di fodere, diciamo per Yugi, per Pokémon, perché vabbè, io ho la perversione di mettere le carte dentro la doppia fodera per non farle rovinare, e quindi diciamo che ho fatto un po' d'acquisti. Va bene. Ragazzi, altro pacchettino. L'unica cosa che non ho la più pallida idea di cosa possa essere è che io non ho comprato niente e mi doveva arrivare una slitta per il microfono, ma effettivamente è troppo piccola per essere una slitta. E niente, andiamo ad aprirlo insieme. Viene da Hong Kong. Eh no, cazzo, la slitta per il microfono doveva arrivare il 28, ok? Adesso... Mamma mia, me la fanno pure montare. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto. La macchinetta mi si sta scaricando, quindi sbrighiamoci. Noi ci rivediamo la settimana prossima con un nuovo video. Si spera con un audio migliore, ma non credo. E quindi... un bacione a tutti, un bacione a Magic Corner che mi ha fornito molta della roba che avete visto, e niente, ciao a tutti.